Ciao amici, al ritorno dalle vacanze siamo tutti belli riposati e rigenerati, vero? O almeno ci siamo divertiti, ma c'è una parte del nostro corpo che non è proprio contenta. Guarda che quest'anno non ho esagerato con gli sfizi. No, parlo dei capelli. I capelli in estate soffrono il sole, l'aria secca, la salsedine, la sabbia, l'acqua salata, il cloro della piscina, le tinte estive, i lavaggi frequenti, insomma, un vero stress. Ecco allora i miei consigli per non riprendere l'anno con i capelli deboli, sfibrati, con le doppie punte che si spezzano e per rafforzare la chioma contro la caduta dei capelli autunnale. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Danni ai capelli. Ma cosa succede esattamente ai nostri capelli in estate? Ruvidità e secchezza sono segno di alterazione della cuticola, fragilità e caduta precoce sono dovuti alla corteccia danneggiata. Lo schiarimento viene causato dai raggi UV che danneggiano la melanina. Tutti questi danni insieme bloccano la capacità dei capelli di autoripararsi. Se poi abbiamo fatto una o più tinte, i danni sono aggravati. 2. Lavare i capelli. Al rientro dalle vacanze può essere utile cambiare lo shampoo, ma ci ho messo una vita a trovarne uno giusto. Solo per un po'. Serve uno shampoo più nutriente perché bisogna nutrire a fondo i capelli. Io ovviamente consiglio sempre prodotti naturali. 3. Maschere capelli. Per contrastare l'effetto paglia e i capelli sfibrati, usare maschere nutrienti che idratano a fondo il capello e gli danno compattezza. Nel mio libro Estetica Olistica ho descritto le migliori maschere naturali e come scegliere i migliori prodotti per la cura di corpo e capelli. Il link è in descrizione. 4. Colore capelli. Per chi è solito colorare i capelli si può fare una colorazione post vacanze con prodotti più morbidi e meno coprenti che valorizzano le naturali variazioni di colore che sono apparse con l'estate. In questo modo non si stressa troppo il capello che ha il tempo di rigenerarsi. Poi con l'autunno ognuno fa come crede. Noi ce li faremo azzurri, va bene? Poi potete seguire le indicazioni naturali nel mio ebook dedicato alla cura dei capelli. Trovate le info in descrizione. Per vedere tanti altri video e avere cura della bellezza con la natura basta iscriversi al canale con un click, così è facile, e attivate tutte le notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Possono essere sempre utili. Abbi cura dei tuoi capelli con la natura, vivi consapevole e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!